La rassegna stampa è offerta da... Lunedì 23 gennaio, buongiorno a tutti e ben ritrovati con la nostra rassegna stampa. Iniziamo con il Messaggero che apre con la politica. Monti, no a tabù sul lavoro, articolo 18 di un nuovo scontro tra governo e CGIL. Via il confronto sul welfare, oggi il tavolo con sindacati e imprese. L'intervista ad Alfano, riforma della giustizia, ora si può trovare l'intesa, il piano antiburocrazia, ecco tutte le novità. Sulla sinistra la manifestazione di Milano, la Lega attacca il Premier, fischi per Bossi. Al centro il campionato, Lazio battuta, arbitro sotto accusa, l'Inter ha battuto 2-1 i biancocelesti. Altri ufficiali in fuga durante il naufragio, nuova testimonianza sulla tragedia della Concordia. In basso a sinistra il caso, la Farnesina richiama Vattani, il console che esaltò il fascismo. Proseguiamo con la stampa, il naufragio del Giglio, il comandante era distratto, l'interrogatorio del terzo ufficiale da Gabrielli, l'allarme clandestini, 4 morti non identificati. Monti, articolo 18, niente tabù, il Premier in TV difende le liberalizzazioni e il momento della riforma del lavoro, la Lega Berlusconi stacca spina al governo, altrimenti cade la Lombardia. Oggi prima riunione sul tavolo dell'occupazione, via le proteste contro i provvedimenti dell'esecutivo, si fermano taxi e tir. Intervista Camusso, non serve un nuovo contratto, il sindacato poteva fare di più per i giovani. E ora la pagina regionale con la Gazzetta del Mezzogiorno, la banda dell'Audi intrappola Copertino e scatta un arresto, speronata l'auto dei carabinieri, in manette un trentenne. Comunali, in quasi 8.000 alle primarie del centro-sinistra, Loredana Capone sfiderà il sindaco Perrone, la candidata sostenuta da PD e PSI tocca il 49% e prevale su Salvemini, 42%, Sansonetti 9%. La Gazzetta di Lecce, Capone la spunta su Salvemini e sfida Perrone alle primarie del centro-sinistra leccese, 7.810 votanti, esito incerto fino all'ultimo. Alla vicepresidente della regione 3.743 preferenze, a Carlo Salvemini 3.210 voti, per Sabrina Sansonetti quota 810. Copertino, la banda dell'Audi A4 scoperta dopo 4 furti, i carabinieri subiscono lo speronamento dell'auto ma arrestano un barese. Incidenti fasulli, l'ex liquidatore Unipol rinuncia al riesame, computer sotto sequestro, Castrignano dei Greci, giovane studente ferito in discoteca e grave in ospedale. Calcio, applausi a Stefania al debutto da arbitro e poi la pallavolo, felicità per lo squinzano, capolista della B2 maschile che si impone al tie break, che si aggiudica il match clou di Alessano. Nuovo quotidiano di Puglia, ha vinto Loredana Capone, le primarie del centro-sinistra, Carlo Salvemini battuto per 533 voti, controlli antifiltrati, nessun incidente. In coma davanti alla discoteca, giallo a Perugia per uno studente universitario salentino. La cronaca poi speronata l'auto dei carabinieri, intercettata la banda dell'Audi, 2 in fuga, 1 in manette. Pazzo Lecce regala 2 gol poi rimonta, Di Michele pareggia al 93esimo, alla fine è rissa, pugni e insulti. Attualità ai risultati delle primarie di Lecce, la vincitrice, la presidente della regione, sfiderà il centrodestra alle comunali, riparte il dialogo per cambiare le sorti di questa città, Carlo è una grande risorsa per il successo finale. Vittoria Loredana Capone con 533 voti di scarto, la prima telefonata all'antagonista, continuiamo insieme. Le primarie, sconfitti e scenari, Loredana tenga conto di noi, niente alleanze col terzo polo, Salvemini sconfitti al 90esimo, ora aspettiamo le proposte. Il vincitore giochi le sue carte, non siamo marginali. L'intervista a Sabrina Sansonetti, soddisfatta del risultato, miracolo, in 15 giorni, l'impegno per il futuro, abbiamo deciso di stare in questa coalizione e ci rimarremo. Da Palazzo Carafa la bocciatura di Perrone, risultato modesto per il PD, il sindaco attacca con tante forze in campo, pochi voti, l'avversario da battere, esito previsto a Lecce, Sel è debole. L'intervista a Salvatore Ruggeri, segretario provinciale UDC, tifavo per Capone ma il centro seguirà la propria strada. Il popolo delle primarie, così vince la democrazia, coppie, ragazzi, anziani alle urne e tanti curiosi anche della provincia. Un dato da sottolineare, cingalesi e cinesi in coda, anche loro volevano dire la loro. Quartieri, parliamo di Rudi e Ferrovie e Santa Rosa Stadio, zoom l'inserto di Quotidiano, via quelle pale dalla masseria, l'eolico danneggia le bestie, il sit-in ieri mattina, manifestazione di protesta Le Pire.
In via Bormida Zigzag per evitare i rami, i residenti chiedono che si intervenga con una potatura sulla traversa di via Gian Matteo, oppure i marciapiedi sono conciati male. Centro storico, scritte spray dietro al Duomo, sorpreso con una bomboletta al 19enne scoperto sabato sera grazie alle telecamere. Poi l'incidente, una 79enne al volante travolge un pedone, paura ieri intorno alle 18 all'altezza dell'incrocio tra Viale Gallipoli e via Cino, patente ritirata alla donna. Lunedì Sport, inserto sportivo di quotidiano, noi ci crediamo, il titolo principale con in foto i giocatori del Lecce che esultano dopo il pareggio al 90esimo. L'incredibile rimonta, un Lecce sciupone agguanta il pari al 93esimo, Esposito in ospedale, sospetta frattura orbitale. 10.000 come di Michele, lo spirito dell'attaccante tiene in corsa i giallorossi in uno stadio quasi rassegnato e dal fischio finale scoppia la rissa, scene da Far West sul terreno di gioco dopo il segnale di chiusura dell'arbitro Mazzoleni tra i protagonisti Oddo e Cruzado. Qui in foto vediamo Terò che sembra colpire Tomovic con una testata al petto e poi sulla destra Pelissier accompagnato negli spogliatoi da un poliziotto. L'incredibile rimonta, Cosmi, pareggiare è stata un'impresa, ma le beghe tra tifosi e club non ci aiutano a vincere. L'urlo di Re David, siamo vivi, la strada è ancora in salita, ma questo pareggio è molto importante. Il mancino Brivio si conferma tra i giallorossi più in forma. L'analisi di Mister De Carlo, dovevamo chiuderla prima. E anche oggi la nostra rassegna stampa termina qui. Vi ricordiamo tra poco il nostro appuntamento con TG News 24. A dopo. La rassegna stampa è stata offerta da...